Il regolamento forestale stabilisce diverse norme tecniche, di cui una, al punto G, l'uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali, interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri. Bene, articolo 3 andiamo a definire le sanzioni e le violazioni del regolamento forestale. Allora, voi andate a dire che sarà possibile fare sanzioni solo in alcuni casi, nelle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, ma escludete ad esempio le strade forestali, come pure escludete mulattieri e sentieri. E questo a noi ci sembra sbagliato. È vero, come già qualcuno mi ha ricordato, che c'è un dibattito sulla legge che definisce cosa sono i sentieri, ma scusate, se ad oggi c'è un divieto di transito su una strada forestale e questa c'è già, non scrivendo qui la sanzione, non sanzioniamo. Se domani un pazzo scatenato va in moto dentro la riserva integrale di Sasso Fratino, non lo posso sanzionare. Ma siete pazzi? Se scriviamo un regolamento di sanzioni, le sanzioni vanno scritte. Solo perché avete paura di perdere 4 voti dei motoristi? La discussione la faremo su quell'altro provvedimento di legge, se va modificato o meno, ma ad oggi ci sono già delle norme e ci sono già dei casi in cui si sanziona. Se voi non scrivete queste cose nel quadro sanzionatorio, non permettete alla ex corpo forestale, che purtroppo oggi sono diventati carabinieri, di fare le sanzioni. Ma a me sembra fuori dal mondo. Scusate, questo è il nostro emendamento, vedete voi cosa fare, ci metto il voto elettronico sopra, grazie.